Nell'anticipo tra Novara e Pescara passa per prima la squadra di Tessera al 14° minuto. Porcari, destro da fuori, deviato da Olivi, spiazzato Pin, gol dell'1-0 per la capolista. Poi però nella ripresa cresce la squadra di Di Francesco e sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova il gol dell'1-1 con Magnero. Il big match della 20ª giornata in Serie B è quello del Franco Ossola tra Varese e Siena. Lo decide un gol pazzesco di Ebagua con il tacco, battuto Coppola, vince il Varese col 5° gol del nigeriano, 1-0. Vittoria fondamentale per il Torino di Lerda, che nel secondo tempo cambia marcia con Gasbaroni e Pellicori. Gasbaroni qui serve l'assist a Junco, battuto Andanovic al 3° minuto, torna al gol Junco, 4° in campionato. 3 minuti più tardi arriva anche il gol del 2-0, lo segna Pellicori sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il primo gol in maglia toro per Alessandro Pellicori. Poi però c'è una grande reazione dell'Empoli sul calcio di punizione di Soriano, colpo di testa sul primo palo di Marzoratti, finisce 2-1 per il Toro. Vittoria altrettanto fondamentale per l'Atalanta, che al primo tiro in porta passa sul campo del Cittadella, traversa Di Capelli e sotto misura arriva il gol di Bonaventura. La vittoria dell'Atalanta, 1-0. Vittoria in rimonta dell'Ascoli contro la Regina, che passa al 6° minuto. Bel dialogo tra Missiroli e Dia. Missiroli apre il piatto destro e batte Guarna al 6° minuto. 4° in campionato per Missiroli. Poi nella ripresa all'8° fallo di Cosenza su Lupoli, calcio di rigore. Lo stesso Lupoli dal dischetto batte Puggioni. Gol dell'1-1 all'8° del secondo tempo. L'Ascoli gioca una grande ripresa e nel finale vede premiati i suoi sforzi. Il cross di Gazzola, gran controllo con il petto. E il destro di Giorgi, 2-1 per l'Ascoli. Vince in scioltezza il Vicenza contro la Triestina, al 13° gran giocata di Gavazzi sulla destra, cross sul secondo palo dove va altissimo Abruscato, non in campionato per Elvis Abruscato. 2 minuti più tardi il Vicenza chiude la partita, azione questa volta è di Misuraca, il controllo, il sinistro di Botta, 2-0 Vicenza. Fuochi d'artificio al Braglia tra Sassuolo e Frosinone, passa per prima la squadra di Gregucci. Gol di Martinetti sull'assist di Rea, secondo gol in campionato per l'ex attaccante dell'Arezzo, che sarà il grande protagonista del match. Al 23° però arriva il gol del provvisorio 1-1, lo segna Stellone, primo in campionato per lui. Il bravo a difendersi dall'attacco di Bianco e realizzare con il sinistro il gol dell'1-1. Un minuto più tardi, Quadrini dalla sinistra, dentro l'area di rigore, non ci arriva Noselli, ci arriva ancora Martinetti. Secondo gol di giornata per Martinetti al 24°, al 40°, sempre Martinetti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tocca quasi involontariamente di testa, batte però Sicignano per il gol del 3-1. Nella ripresa sull'assist di Troiano arriva il gol anche di Noselli, quindi un benissimo Sicignano in uscita. Sembra tutto facile per il Sassuolo, ma il Frosinone ha uno scatto d'orgoglio qui con Santoruvo, Stellone e poi Sansone, sinistro a giro che batte Bressan, gol del 4-2. Sassuolo che però la chiude alla mezz'ora con il poker di Martinetti, ben lanciato in posizione regolare, il sinistro ancora imprendibile per Sicignano. Martinetti autore di 4 gol quest'oggi, 46°, arriva anche il gol di Santoruvo che qui anticipa un difensore, batte Bressan, finisce 5-3. È pareggio tra Portogruaro e Modena, passa per prima la squadra di Bergodi, gran controllo di Mazzarani, poi con il destro batte Rossi, gol del vantaggio al 28°, la reazione però del Portogruaro non si fa attendere, 5 minuti più tardi in contropiede Gerardi arriva tu per tu contro il portiere del Modena, lo batte con il 4° gol in campionato. È pareggio anche tra Grosseto e Crotone. 6° minuto, sblocca la partita Cutolo, lui che Mancino rientra così sul destro, pesca il jolly alla destra di Narciso, gol dell'1-0 per il Crotone dopo soli 6 minuti. 5 minuti più tardi, calcio di punizione meraviglioso di Mora, battuto Belez, gol dell'1-1 all'11°, prima in campionato per Nicola Mora. Nella ripresa calcio di rigore causato da Vitiello sull'ex Crescenzi, dal dischetto va a Ginestra, batte Narciso, il gol del 2-1 per il Crotone. Nel finale poi la reazione della squadra di Morero, che trova grazie a un altro calcio di rigore per fallo di Viviani su Soncin il gol del 2-2, lo segna Caridi dal dischetto, finisce 2-2. E si è fermato.